Accende lumen lumere se Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Apriamo con il riferimento a Dio, Trinità, un solo Dio in tre persone. La Trinità ci dice unità e distinzione, non divisione. E quindi la divisione... La fa l'altro, il diavolo vuol dire appunto divisore e anche Satana accusatore dei nostri fratelli. Noi dobbiamo sempre perseguire l'unità nella distinzione. La distinzione è ricchezza, è Dio che è ricchezza infinita e multiformità. Quindi godere della ricchezza che c'è nel mondo e nella Chiesa, ricchezza di carismi, di servizi. Lo Spirito Santo infatti abbellisce la Chiesa con carismi e doni diversi, toglie le macchie, le rughe, la ringiovanisce, così si esprime il Concilio Vaticano II che ha focalizzato l'attenzione sulla Chiesa. Non dimentichiamo mai l'essere Chiesa, l'appartenenza alla Chiesa. Viviamola con gioia, con intensità. La Chiesa è lo stesso Cristo. Non possiamo dividere Cristo sì, Chiesa no, perché capo e membra vanno insieme è il corpo mistico è il popolo di Dio. Quindi questo riferimento ecclesiale è che sia forte in noi e sia fonte di gioia. Ma siamo all'ultima meditazione. Fede, speranza e carità doni dello Spirito Santo, scienza, intelletto, sapienza, beatitudine, del pianto, la purezza di cuore, della pace, o meglio degli operatori di pace. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. E il discorso della montagna riportato dall'evangelista Matteo. Per comprendere il significato vero e il contenuto sia dottrinale che pratico della beatitudine e della pace bisogna pensare che Gesù Cristo è il nostro re pacifico e pacificatore è il riconciliatore colui che dei due ha fatto un popolo solo ha abbattuto il muro che era Frammezzo è venuto a riunire i figli dispersi di Israele. È venuto ad annunziare la pace. È lui la nostra pace. Quindi, focalizziamo ecco, la nostra attenzione sul principe della pace che è Cristo. Non ci sarà mai pace se non c'è Cristo nel cuore degli uomini, nella chiesa e nella società. Giustificati dalla fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Lettera ai Romani al capitolo 5, versetto 1. Questo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio che nel seno del Padre lo ha rivelato. Solo attraverso Gesù noi abbiamo accesso al Dio inaccessibile colui che abita una luce inaccessibile, al Dio invisibile, l'umanità di Cristo. È lui che unisce cielo e terra. E ancora Caterina da Siena con le sue immagini meravigliose, il Cristo visto come ponte. Il Cristo ponte è centrale nella sua dottrina nel dialogo della divina provvidenza, nel libro come lei lo chiama. Cristo è il ponte dalla terra al cielo, unisce Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. E questo ponte ha tre scaloni, tre scale grandi ecco, che bisogna attraversare, che rappresentano gli incipienti proficienti e perfetti. e chi si intende di vita spirituale sa di che si tratta. I incipienti, coloro che iniziano il cammino. E questo scalone è indicato dai piedi di Cristo crocifisso, che è il Cristo ponte. I piedi perché con i piedi camminiamo, ci distacchiamo, andiamo avanti. Quindi e gli incipienti, staccarsi dal peccato. Ed è il cammino che ci fa fare. Ogni corso di esercizi spirituali, di qualunque argomento si tratti, ma fondamentalmente ha questo obiettivo di staccarci dal male, convertirci al bene. No? Allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace, se fai questo, e conservala i piedi. Poi si sale nel secondo scalone che è il costato aperto di Cristo. E Caterina dice perché il soldato con la lancia ha aperto il, il costato affinché noi vedessimo il mistero del cuore, il cuore che è simbolo dell'amore. Il mistero del cuore e indica i proficenti, coloro che vanno avanti, che progrediscono, perché lo sappiamo che nella vita spirituale o si progredisce o si va indietro, eh. bisogna sempre camminare sempre avanzare. Eh? Poi l'ultimo scalone, quello dei perfetti, è la bocca di Cristo. È chiaro, nella bocca si mastica il cibo, quindi si gusta, ma con la bocca si dà il bacio, che indica l'unione ed è quella unione trasformante. E su questo ponte ci sono le pietre delle vere e reali virtù, come le chiama lei, tenute insieme dalla calcina tra una pietra e l'altra, che è il sangue di Cristo. E c'è anche una bottega, la bottega del sangue, ecco il, il valore della Chiesa, eh, di cui il celerario, colui che ha la chiave, è proprio il Papa. Ecco l'amore di Caterina per colui che lei chiamava il dolce Cristo in terra e anche noi. Prendiamo questa espressione con affetto, la rivolgiamo al dolce Cristo in terra di oggi, Papa Francesco. Annunziare la, la pace mostrando le mani e il costato. Questo ha fatto Gesù, giorno di Pasqua. Eh? Quindi, e ha detto di lasciarci la sua pace, non come quella che dà il mondo è la pace che dà lui. E anche ci ha detto di non essere sgomenti, di non turbarci, perché lui ha vinto il mondo. Si tratta di una battaglia, quindi è una pace che comporta una battaglia. E sempre Caterina rappresenta la vita come una battaglia che ha termine con la, al momento della morte. Non ci sono pause se non per riprendere la battaglia, se Dio che conduce la battaglia permette per un momento una pausa. Quindi tutta la vita è un combattimento. Sono venuto a portare non la pace, ha detto Gesù, ma una spada, a dividere. Lui sarà segno di, ed è segno di contraddizione perché siano svelati i segreti di molti cuori. Il vecchio Simeone al momento della presentazione di Gesù bambino al Tempio. Quindi non si tratta di pacifismo nel senso di pace comoda, eh? quindi di stare lì a dormire, di non essere combattenti per la fedeltà a Dio. D'altronde, se parliamo sempre di virtù, virtù vuol dire virtus forza, eh? implica il combattimento, non si può essere molli ma virili virili, combattenti. E quindi questo discorso della beatitudine, della pace, è rivolto soprattutto a coloro che fanno opera di pace, agli operatori di pace. Quindi chi si compiace di contese, eh, di gelosie, di contrapposizioni non rientra in questa beatitudine. Chi non ha la concordia, la pace del cuore, ma soprattutto chi non diventa pacificatore, pagando anche di persona le volte, perché proprio la prima vittima di chi si mette in mezzo è, è proprio di essere colpito, no? E quindi di, di mettere pace. Io vo gridando pace, 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 diceva Caterina da Siena. Io mi vedo passare in mezzo quanto è attuale. Questo episodio oggi, tra i due popoli, e parlava proprio del, degli, dei musulmani: tra i due popoli portando la croce e l'ulivo all'uno e l'altro, vo gridando pace, pace, pace. Ecco, i santi diventano operatori di pace, diventano ambasciatori di riconciliazione, come l'Apostolo Paolo, il grande Banditore del Vangelo, dice: Noi siamo, fungiamo da ambasciatori per mezzo di, di Cristo, come se Cristo esortasse per mezzo nostro. Lasciatevi riconciliare con Dio. La riconciliazione quindi avviene con Dio. Se siamo in guerra con Dio, siamo in guerra con noi stessi e eh, tanto più con gli altri, guerra dentro, guerra fuori. Quindi dobbiamo riconciliarci con Dio. Ecco che i santi pongono dinanzi sempre Cristo, Cristo crocifisso, già dal grande predicatore Paolo, noi non predichiamo altro se non Cristo e Cristo crocifisso. Non predichiamo altro che la riconciliazione che si è attuata in Cristo che è il riconciliatore e noi dobbiamo compiere opera di riconciliazione, riconciliare l'uomo con Dio, riconciliare l'uomo con se stesso, riconciliare l'uomo con l'uomo. I santi sono stati dei grandi operatori di pace, la nostra Caterina e anche coloro che l'hanno han, imitata, soprattutto donne che non avevano e non hanno il pulpito come si suol dire per predicare, hanno assolto molto a questa opera di consiglio, di pacificazione tra le famiglie, tra le città. Lei era famosa per questo e coloro che l'hanno imitata, le sante donne che sono venute dopo di lei, l'hanno imitata proprio sotto questo aspetto di riconciliare le famiglie che sempre ci sono state dissidi, contese per interessi e per l'egoismo umano. Quindi i riconciliatori, gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. È interessante quel che segue. Saranno chiamati figli di Dio. La pace viene definita la tranquillità dell'ordine e l'ordine e la disposizione di cose varie in modo che ciascuna abbia il suo posto. Dunque la pace consiste in questo, che tutti tengano il posto che loro compete. Perciò la mente dell'uomo deve prima di tutto essere soggetta a Dio. In secondo luogo i movimenti, le energie che sono comuni, a noi tutti debbono essere soggetti alla ragione e in terzo luogo l'uomo deve stare in pace con gli altri. Così sarà in tutto ordinato e questo ordinamento in realtà si trova solo nei santi. La scrittura ci dice nel Salmo 118 grande pace a chi ama il tuo nome. Quindi chi ha grande pace, chi ama Dio. Non vi è pace per gli empi, così il profeta Isaia. Non possono avere la pace interiore perché vivendo in grande guerra per via dell'ignoranza, chiamano pace tanti e così gravi mali. Il libro della Sapienza al capitolo 14. Grande pace per chi ama la tua legge, per chi ama il tuo nome, per chi ama te, o oh Dio, coloro che noi chiamiamo santi. E non si tratta solo di santi canonizzati, ma i santi vengono chiamati così da Paolo, i cristiani. Quindi questa pace incomincia, ma non si compie del tutto. Siamo sempre nel già... E non ancora, è chiaro, perché nessuno può avere del tutto soggetti alla ragione i movimenti della carne. Eh. La vera pace sarà nella vita eterna e la pace di Dio che supera ogni intelligenza, ci dice nella lettera ai Filippesi San Paolo. Costoro saranno chiamati figli di Dio e ciò per una triplice ragione. Primo perché hanno la missione del figlio di Dio e noi in tutto dobbiamo conformarci, configurarci al figlio, lui il figlio naturale, noi figli adottivi, figli nel figlio, assumere tutto ciò che appartiene al figlio che l'uomo perfetto come lo vuole Dio che venne nel mondo a raccogliere i dispersi egli è la nostra pace egli ha pacificato nel sangue della croce le cose del cielo e quelle della terra quindi un primo motivo è quello che siamo chiamati figli di Dio se facciamo opera di pace perché prendiamo la stessa missione del figlio di Dio che è venuto a far questo. Una seconda ragione che possiamo dare è perché con la pace e la carità si perviene al regno eterno in cui tutti sono chiamati figli di Dio e la via per andare al regno eterno dove tutti saremo chiamati figli di Dio. Terzo motivo, perché l'uomo così assomiglia a Dio, perché dove è pace non c'è contrasto e a Dio nessuno può resistere, chi può resistere a Lui ed avere pace. Quindi l'uomo diventa figlio di Dio per assimilazione a Dio. Secondo una triplice assimilazione gli uomini si dicono figli di Dio, per infusione di grazia. Perciò chiunque ha la grazia santificante è figlio di Dio. Secondo luogo, per la perfezione delle opere, perché è figlio di Dio chi fa le opere della giustizia. In terzo luogo, si assomigliano a Dio per il possesso della gloria e in quanto all'anima col lume della gloria. Grande cosa e essere anche il più piccolo nel regno dei cieli, però dove tutti sono grandi, saremo grandi perché tutti saremo chiamati figli di Dio. La pace non è qualcosa di statico, di inerte, perché non si tratta qui della pace del cimitero, del silenzio del cimitero, e quella è la morte. Pace significa ordine e armonia, ma tra viventi. Armonia prodotta dalla mente ordinatrice e seguita dalla virtù in un concerto di esseri disposti in gerarchia. La pace dell'individuo suppone un minimo indispensabile anche di beni materiali. È chiaro che non ci può essere pace se non c'è uno sviluppo umano un progresso umano che ha come base la giustizia. Eh? Giustizia e pace si baceranno, vanno insieme, le troppe disuguaglianze sociali, economiche che ci sono, non contribuiscono alla pace anche ai nostri giorni. Quindi se avessimo dato retta di più alla popolora un progresso, come dice Papa Benedetto, ecco, forse non ci saremmo arrivati proprio alla situazione attuale o comunque ecco, avremmo fatto molto meglio e molto di più per il progresso dei popoli tenendo conto del bene comune che deve essere sempre in cima a ogni nostro desiderio più di quello particolare e poi i due in realtà vanno insieme. Quindi, Adesione dell'intelligenza alle verità fondamentali che reggono la vita, coerenza libera e doverosa della virtù al bene conosciuto e perseguito. La pace poi della famiglia e ordine di coniugi e figli secondo le esigenze del dovere e la libertà dell'amore. La pace di un popolo e la convivenza di cittadini onesti e liberi. E eh, sempre lì siamo. Ci vuole la virtù. Ci vuole la virtù eh, per avere pace nella società, nella famiglia, dappertutto. Quindi per organizzare le città della giustizia collettiva e dell'amore umano. Ci viene insegnato dall'imitazione di Cristo, un testo di spiritualità notissimo, che descrive l'uomo buono e pacifico, che è più benefico dell'uomo dotto, che volge tutto in bene, non sospetta di alcuno, è più pronto a correggere se stesso che ad accusare il fratello, mantiene in pace se stesso e si studia di condurre alla pace gli altri. In contrasto all'uomo inquieto, agitato dalle passioni, che prende in mala parte anche il bene, è sempre in preda a sospetti non ha pace in sé e non lascia in pace nemmeno gli altri. E dopo aver così ammonito che non è cosa del tempo presente, ma condizione della quiete eterna, il non provare mai alcun turbamento e il non patire alcuna modestia d'anime e di corpo, insegna che per entrare nella regione della pace e della quiete ci vogliono quattro cose. Pratiche, pratiche, semplici, semplici. Eh. Studiati di fare la volontà altrui piuttosto che la tua. Eh, un po' essere un po' dove si può, accomodanti, non spigolosi. Certamente un carattere ipercritico, spigoloso, è eh. un disastro. Eh. La critica, sì, ma iper, iper, iper sempre. Eh. Non venire mai, eh. una volta che eh, cedi. Una volta, spesso bisogna cedere ecco, gli uni agli altri, eh. poi studiati di fare la volontà altrui piuttosto che la tua, abbiamo detto. Preferisci sempre di possedere meno che di più. I soldati chiesero a Giovanni Battista, che invitava la conversione, cosa dobbiamo fare noi? Rispose: accontentatevi delle vostre paghe. E chi troppo vuole, come si dice, nulla stringe. Oppure non si è mai contenti se non ci si accontenta di quello che si ha. Il giusto sì, certo, accontentatevi delle vostre paghe. Quanto turbamento per avere di più, per avere di più. Eh? Distruggiamo alla fine anche noi stessi, perché si va a finire male, insomma, con questa avidità insaziabile. Il giusto cerca sempre di occupare un posto inferiore e anzi di sottostare a tutti gli altri, questa è l'imitazione di Cristo. E infine desidera sempre e prega che in te si compia totalmente la volontà di Dio. Questo discorso può sembrare che sia fatto solo per monaci, per frati, per religiosi, dove l'obbedienza è un voto anche eh, pubblico, dove si fa riferimento a questo, però... È un discorso che per vivere bene e vivere da cristiani e chi vive da, cristiani, da cristiano vive bene anche in questo mondo e per tutti, eh? quindi adattiamolo a tutti, carissimi, siamo giunti alla conclusione: brevi meditazioni, non so se per alcuni sono troppo difficili o troppo semplici, prendiamo. Quello che ognuno prende quel che, che vuole, quel che può. Eh. Ecco, io vorrei concludere con una preghiera che un po' riassume quanto ho detto in questi giorni. È quello che il sacerdote sottovoce, ma qualche volta si sente, dice prima della comunione: Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo. Morendo hai dato la vita al mondo. Per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue liberami da ogni colpa e da ogni male. E poi questi tre punti. Fa che io sia sempre fedele alla tua legge, non sia mai separato da te. Quindi a conclusione, proprio questo voglio chiedere per me, ma per ognuno di voi, carissimi amici telespettatori, fa che non sia mai separato da te quindi che con la grazia che abbiamo messo al principio di ogni cosa, l'intervento di Dio da chiedere, ma sii fedele alla tua legge, quindi chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te, e poi la perseveranza finale sia unito a te per sempre. Questo è il desiderio che deve animare ogni cristiano, questo è l'augurio più bello. Che ci possiamo fare buon proseguimento della affascinante bellissima esperienza cristiana laddove vi trovate nei vostri ambienti sia lodato Gesù Cristo accende lume